Ragazzi, non pensavo che questa cosa sarebbe riaccaduta. Che cosa? Sono tornato su Brawl Stars. Ma devo spiegarvi una serie di cose, ma una serie di robe che voi non avete nemmeno la più pallida idea di quello che è successo. Posto che Brawl Stars sta tornando in voga in questo periodo, e direi anche per fortuna, perché forse grazie a questo sono riuscito a rirecuperare il mio vecchio account. Vi ricordate l'account che mi avevano rubato tantissimi anni fa? Ci avevo fatto anche un video che ha fatto tipo quasi 800.000 visualizzazioni. Sto facendo milioni, magari. Dove praticamente un certo Supreme Army mi aveva rubato l'account. E non ero più riuscito ad entrare in possesso dell'account. Account in cui avevo speso più di 1000 euro per realizzarci le video e creare degli spacchettamenti e divertirci insieme a Mike Shosh anche. Ecco, fortunatamente, il caso vuole che ho letto i direct, li leggo sempre, e mi hanno scritto due ragazzi siciliani conterranei che mi hanno detto che sono riusciti a rirubare, cioè praticamente hanno rubato il mio account a chi me l'aveva rubato, diciamo scambio di furti, il mio vecchio account. Ci sono riusciti, non so il modo, cioè potevano tenerselo per fatti loro, invece non mi hanno scritto e mi hanno detto: Giampi, siamo riusciti a rientrare nel tuo vecchio account, quando vuoi te lo ridiamo, basta che cambi la mail. Quindi ci siamo sentiti su Discord con questi ragazzi, che ringrazio davvero tantissimo. Mi hanno dato l'accesso al mio primissimo account e praticamente io ho cambiato la mail e finalmente sono di nuovo in possesso del mio account. Non ci credo. Andiamo e fiondiamoci immediatamente all'interno di Brawl Stars, ragazzi. Intanto vi chiedo 10.000 like per questo video. Non li chiedo mai like, effettivamente non li chiedo mai like, però proviamoci. Siamo su Brawl Stars, account Supreme Army ovviamente. Il gruppo è Ciao Giampi, ma la primissima cosa che dobbiamo fare è ovviamente andare a togliere questo cazzo di nome che non mi rappresenta per niente. Quindi cambiamo il nome. No, 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 gem. Devo shoppare le gem, di già. Cioè già manco ho aperto il gioco e già ho shoppato 30 gem. Il nuovo nome deve essere Giampi Tech. Boia, è cambiato tutto. Non so nemmeno come si giochi nel 2024 a Brawl Stars, ve lo giuro, però magari qua sotto nei commenti potete darmi dei consigli, perché non ci metto mano, ragazzi, da almeno 2 anni e passa, forse anche 3. Ah, tra l'altro i ragazzi che mi hanno aiutato sono questi qua, Jurren, che tra l'altro ha 62.607 trofei, che sembra tipo, non lo so, il king di Brawl Stars. È veramente una roba, gli è vergognosa, gli è scandalosa. Cioè, e anche lui, non so come si pronunci il suo nome, però lui, Kruxkun. Grandi ragazzi, tanto love per voi. Questi erano tutti i miei brawler. Ragazzi, all'epoca li avevo sbloccati tutti. Vi ricordate, c'era il meme con Mike Shosh il leggendario, che lui li trovava tutti e non li trovavo. Ma penso che nel periodo in cui sono stato inattivo ne siano usciti di altri brawler. Ecco, mi sa che ne sono usciti tantissimi. Ma non esistono più le casse, raga. Vi ricordate che c'erano le casse, che le mega casse, tutte quelle robe lì? Ma non ci stanno più. Negozio, apriamoci questo 100 premi star. Cos'è? Apriamo. Cosa trovo? Colt era lui? Esatto, Colt Rockstar, nuova skin. Cosa cazzo è che clicco? Vabbè, non so cosa sia. Monete. Epico, sono 100. Porco due, raga. Che bello, soddisfacente. Corvo gadget, potenza e difesa, perché adesso i brawler hanno anche i gadget. Super raro, monete. Di nuovo super raro, altre 100 monete. Di nuovo super raro, punti energia per un browser quale. Possibilità di miglioramento. Praticamente prima di aprire questa cassa, che non ci sono più a quanto pare le casse, ma ci sono le star, posso tappare per 4 volte, perché forse posso migliorare la mia possibilità di trovare qualcosa di raro, epico, leggendario. Ok, monete. Ok, niente. Raro, 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 ok, sempre raro. Ecco, visto, in questo caso ero partito da raro e sono finito ad epico. E adesso troverò un qualcosa possibilmente di epico. Ecco, 200 monete. Mitico? Carl Goblin, ok. Ovviamente, ragazzi, ci devo riprendere un attimino la mano, e sarete anche voi magari a consigliarmi qua sotto nei commenti come posso riprendere bene in mano il gioco. Ma soprattutto fatemi sapere se vorreste vedere altri video sul canale di Brawl Stars. Mi piacerebbe riportare Brawl Stars, perché ci divertivamo magari anche con Mike Shosha e e ritirare fuori il Jumpy Tech leggendario che c'è in me. Clicchiamo. Trovo solo cazzo di skin. Voglio il brawler nuovo, che a quanto pare forse non posso trovarlo qua dentro. Però una skin.
No, la stellare è top, sciocca al piombo. Le abilità stellari erano fighe, se non sbaglio. Sarò pieno di monete, raga, proprio da fare schifo. Tutte queste cose me le hanno regalate, non so il motivo. Forse le hanno regalate a tutti, non lo so. Mitico. Graffiti. Poi ci andiamo a fare una partita. La mia prima partita dopo 3 anni praticamente che non ci gioco. Però intanto sto continuando a spacchettare proprio, raga. C'ho il dito che sta andando a cannone, credetemi. E qui posso cliccare con l'Apple Pencil? Magari porta fortuna? Sandy Golosone. Negozio di souvenir. Dai, super raro. Va bene, continuo ad aprire. Mamma mia, raga, sto andando a stecca proprio. Non mi fermo più, non mi fermo più. Sempre card questo è. No. BB Bubble. È cambiato tutto, è cambiato tutto. Vediamo. Oh. Skin Leon. Tra l'altro Leon, se non sbaglio, era leggendario un tempo. Ho finito. I bling servono ad acquistare skin, reazione graffiti e iconi del profilo. Puoi ottenere la soglia del Brawl Pass, quantità massima accumulabile 7000. C'è il Brawl Pass che magari poi compriamo, dipende, vediamo se ne vale la pena. Dobbiamo potenziare tutti i brawler a livello massimo. Scegliamo il nostro brawler. Leon. Non gioco con Leon da un sacco. Lo miglioriamo. Tipo, queste qua che sono? Velocità, gratuito. Generatore di cloni, esatto. Lì si faceva il clone. Ma lo devo comprare? Tutto si compra, gratuito. Vai. Ah, queste sono praticamente le varie abilità del personaggio. Adesso ci sono anche. Tipo i punti abilità per ogni singolo personaggio. Raga, ma è un casino. Andiamo a fare una partita in Raffa Gem, che è un classico. Giochiamo, raga, non mi ricordo niente. Ok, io manco mi ricordo come ci si muove. Ok, ok, così. Già sono morto, mi sono stecchito, sono morto, sono una merda. C'ho l'ulti, ah no, c'ho tipo... Tasang, ok. Aspetta che recupero un po' di vita, mi metto qui. Ok. Bomba, 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 bomba. Pietro c'è però, Pietro c'è ancora. Susba. Minchia, l'ho devastato, cazzo. Minchia, ragazzi, ma faccio un male della madonna. Posso dire? Luca. Ah, Tasang, va. Non me le fotti le mie 5 gemme, maledetto. No. Minchia, te la sei vista di lastrico, frate. Mi hai rotti i coglioni. Ovviamente non puoi competere con Giampiero. Il power del power. Se muoio adesso sono una pippa al sugo. No, non morire. No. 2, 1. Easy, raga. Momento saliente, bello. Ti stai divertendo? Sì. Questo momento saliente, va bene. Il migliore Jumpitech dopo 3 anni. Comunque sempre il king, sempre il migliore. Questa roba, raga, incredibile. Ci facciamo una sopravvivenza, così per giocare ancora e farci un'altra partita. Così. Non mi ricordavo fosse così divertente Brawl Stars. Non mi ricordo il motivo per cui lo abbandonai. Anzi, forse lo so, perché non andava così poi tanto bene su YouTube all'epoca. Però, raga, che dire, bellissimo. Ok, questi me li ricordo. Qui più casse prendevo, più punti prendevo, più danni facevo. Ecco, tipo adesso me la stavo prendendo al culo. Dai. Ok, qua devo mettermi nel fight. Beh, porca madosca. Guarda quello che ha un HP praticamente. Figlio di una buona donna. Aspetta. No. La tua madre. Guarda che sono morto come un fio. Susba, quello ha missato l'ulti. Sono una pippa al sugo veramente. Aspetta. Perché questi due non si picchiano? No. Con un HP. No, raga, ne facciamo un'altra. Dai, raga, prima mi era andata di sfiga. Ok. Sono... Non so cosa succede. Kelly, Pizza, Zerobot, Mateus. Ok. Prendiamo... Io non attacco lui. Lui è senza colpi in questo istante. Buono, bravo. Quindi già ne abbiamo due perché abbiamo ucciso il nemico e la cassa. Ottima giocata il Pietro. Lui ne ha due. Vediamo se gliela metto al culo. Devastato. Scoppiato. Leon è troppo forte, raga. Poi dovete consigliarmi voi qualche brawler qua sotto nei commenti forte, che ovviamente ad oggi non mi ricordo nulla. Raga, se mi prendo tutti questi abbiamo finito, cioè ho vinto se mi prendo tutti questi. Cioè già le casse praticamente le bisciotto. Madonna santa, ce ne ho 8, raga. Cioè mi devono temere qua dentro adesso, eh.
Brawler rimanenti 3. Diciamo che questo lo sciolgo. No, 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 no. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Ragazzi, non perdo lo smalto, non perdo lo smalto. Signori, che dire? Basta, video succosissimo e sugosissimo di Brawl Stars. Non mi ricordavo quanto fosse così divertente giocarci. Ci giocherò sicuramente di più, prima appunto di magari farci un altro video. Se potete, datemi qua sotto dei consigli, che vi leggo tutti. I consigli sono super ben accetti. Finalmente sono in possesso di nuovo del mio famosissimo account, solo dopo 3 anni, ma va bene lo stesso. E fatemi sapere anche qua sotto nei commenti se vi piacerebbe vedere altri video su Brawl Stars.